Partiamo proprio dalle robe super ovvie, che vanno anche al di là di fare le attività di ristorazione, insomma, di cibo. Vale per qualsiasi attività. Pensa veramente bene all'idea che vuoi realizzare. Nel nostro caso, che tipo di cibo ti piace? Che cucina hai tra le tue preferite? Che cosa cucini bene a casa, che cosa ti piace fare per gli amici, oppure cos'è quella roba che hai scoperto durante quella vacanza all'estero e hai detto: cavolo, questo mi piace, vorrei portarlo in Italia, vorrei provare a farlo anche io. Ma hai esperienza nel settore? Hai mai visto una cucina commerciale in pieno svolgimento di operazioni, super mega servizio complicato? Hai presente qual è la differenza tra cucinare a casa per gli amici e magari dover dare da mangiare a centinaia di persone durante una pausa pranzo? Poi vabbè, ci sono le domande classiche, ma la tua idea è veramente diversa dalle altre? Soddisfa un bisogno, una richiesta, risolve magari un problema? Cioè, questa roba non c'è, allora io la devo risolvere. Effettivamente sono tante domande che uno si dovrebbe porre prima di realizzare la propria idea, ma devi sempre, sempre avere la giusta risposta a queste domande. Rispetto al discorso dell'originalità, dell'avere un'idea differente, forse non è neanche necessario. Ti faccio un esempio, perché è proprio una roba banalissima. Ci sono casi veramente eclatanti di aziende, di catene che sono nate anche negli anni recenti, proponendo prodotti che esistono da una vita. Cioè, in Italia la pizza c'è da 200 anni, no? Però negli ultimi 10 anni c'è stata un'esplosione di nuove catene, nuove attività che si sono aperte, robe di grande qualità, robe magari più discutibili. Però si fa ancora. Non è che se una roba già si fa da una vita, allora vabbè, tanto la fanno già, io non mi posso inventare niente. Negli Stati Uniti ci sono catene di hamburgerie, cioè l'hamburger negli Stati Uniti si fa dalla fine dell'Ottocento, credo. E hai Five Guys che nasce nell'86, quindi cos'è, 30 anni dopo McDonald's. Eppure vanno forte, lo troviamo anche in Italia. Shake Shack è un'altra catena fortissima, è nata nel 2004. Cioè, nel 2004 tanti che magari stanno ascoltando questa roba qui già facevano attività. Questi hanno creato una nuova catena dal nulla nel 2004, mica tanto tempo fa. Quindi, se tu pensi che la tua idea sia grande, sia una roba figa, ed è esattamente quello che vuoi fare. Il problema dell'essere originali forse non dovrebbe nemmeno esserci. Cioè, il fatto che sia tua, sia una tua idea, e che ti rappresenti, no? Alla fine, a meno che tu non abbia proprio rubato il concept da qualcuno e ci abbia messo il tuo nome sopra, sarà sempre originale in qualche modo, no? Quindi, la vera domanda che uno si dovrebbe porre quando pensa: ah, vorrei fare questa cosa qui, è: sono pronto? Poi, vabbè, siamo pronti se si tratta di una società, a farlo. Cioè, sei veramente pronto a iniziare un'avventura di questo tipo? Proviamo a rispondere a questa domanda, magari in uno dei prossimi episodi, però tienila a mente, sei pronto?